Parigi Urani, che è responsabile dei rapporti con il territorio per CONAI. Oggi la premiazione di uno dei tre comuni che CONAI ha scelto ed è quello di Sabaudia. Quali sono i motivi per cui Sabaudia verrà premiato e perché appunto CONAI ha scelto proprio questo comune del Cence? Sì, allora buongiorno a tutti, 19esima edizione di Comuni Ricicloni, insieme al Comune di Potenza e di Acerra, CONAI ha scelto Sabaudia per una menzione speciale. Si chiama Teniamoli d'occhio. Sabaudia perché è un comune particolare, prima di tutto è un comune fortemente turistico, da 20.000 abitanti che sono residenti, balza in estate a più di 50.000 presenze, forse qualcosa di più, è inserita all'interno del Parco del Circeo, quindi un ecosistema molto particolare, in una zona a forte speculazione edilizia, quindi cercare di risolvere dei problemi, quella è la raccolta differenziata, che poi diventa ovviamente un tutt'uno con il decoro urbano, con i servizi alla cittadinanza e con la bellezza del territorio. Ci è sembrato con AI veramente di puntare su un comune non di grande dimensione ma con un alto significato. Abbiamo iniziato già l'anno scorso ad affiancare il comune Sabaudia, quest'anno sono partiti con le primi step della raccolta differenziata e i risultati sono decisamente incoraggianti, si viaggia attorno al 50%. Ho parlato di ottimi risultati proprio dal punto di vista quantitativo, però sappiamo anche che CONAI ormai da diverso tempo insiste su un altro fattore perché la raccolta possa riuscire davvero bene, che è quello della raccolta di qualità. Sì, oggi poi siamo in questa giornata particolare Comuni Ricicloni che risalta il dato di raccolta, quando poi invece dovremmo, e questo probabilmente sarà l'evoluzione naturale, risaltare il dato di riciclo del materiale. Questo è importante, la differenza, io ripeto, la facciamo sempre solamente noi. La cosa banale, la ricetta di CONAI è quella di mettere il materiale giusto, cioè l'imballaggio in plastica, in alluminio, in carta, in vetro, in legno o in acciaio, nel contenitore giusto. Sembra veramente una banalità, ma è quello che ancora oggi fa la differenza. Passare dall'80% in raccolta a un 20% di riciclo ci vuole veramente poco o nulla.